in collaborazione con Amici di Itinerari, ben ritrovati. Oggi saremo in Oltrepò Pavese, saremo tra i vigneti dell'Oltrepò Pavese. Alle mie spalle il paese che andremo a visitare, ovvero San Damiano al Colle, una realtà prevalente vitivinicola, ma ovviamente che offre tante davvero curiosità anche sotto il profilo enogastronomico. Quindi rimanete incollati ai televisori, non cambiate canale e seguitemi nella scoperta di San Damiano al Colle. Ed eccoci arrivati nella sala del Consiglio di San Damiano al Colle, dove andremo a conoscere il sindaco di questo paese, che è Cesarino Vercesi. Io vado a sedermi proprio di fianco a lui qui nella sala consigliare, perché vogliamo capire dal primo cittadino seduto al suo posto di comando come si vive. Prima di tutto, sindaco, grazie mille di averci ospitati, siamo contenti di essere qui tra i vigneti. Quindi presumo che sia una realtà prevalentemente agricola San Damiano al Colle. Sì, allora, San Damiano al Colle è formata da tre colline che partono a valle e si riuniscono in cima a San Damiano. A San Damiano sono 650 ettari, l'84% al vigneto, perciò siamo in un mondo vitivinicolo. Più di questi, l'80% sono coltivati a uve rosse e rimanenti a uve bianche. Purtroppo noi, sul nostro paese, nel paese agricolo, si vive solamente sull'agricoltura. Non abbiamo altri centri di sviluppo per poter rilanciare il nostro paese. Noi come amministrazione stiamo facendo il massimo, abbiamo fatto il massimo. Il paese un po' l'abbiamo cambiato e lo vorremmo cambiare ancora di più. Adesso, dopo tanti anni di difficoltà, ma tanti, tanti veramente, mi trovo con tutti i nuovi impiegati che prima non avevamo. Ecco, Cesarino, infatti questa è una curiosità di un paese. Accanto a te c'è il vice sindaco, esatto, Paola Brandolini, che ringraziamo anche a lei di averci ospitati qui nella sala del consiglio, però accanto a noi ci sono, uno, due, tre, quattro persone, che sono quattro nuovi assunti in un periodo di difficoltà. Tre nuovi assunti. Ecco, in un periodo di difficoltà come questo, ovviamente è un segnale positivo. No, per noi sicuramente è un vanto, perché abbiamo passato qualche anno solamente con il nostro vigile, che lo devo ringraziare, che faceva da impiegato, da tutto, da autista del pulmino. Adesso siamo arrivati al punto di essere ben compatti e sono molto contento, e vedo però che i lavori vanno via veloce rispetto a prima. Prima ci andava del tempo. Purtroppo noi siamo contenti e siamo contenti, abbiamo imparato e vogliamo camminare con le nostre gambe. Che qualche sindaco qui vicino ha parlato di fusione. Io sono contrario alle fusioni, prima di tutto, perché il mio paese sta bene e deve andare avanti così. Ecco, se uno volesse venire a San Damiano al Colle, oltre a bere bene, perché qui si beve bene del gran buon vino, cosa può visitare secondo te? Sono tante cose da visitare. C'è da visitare il castello, che è molto bello, il castello Bianchimina. C'è da andare a vedere la frazione Mondonico, che dall'alto è un panorama bellissimo, che si guarda il Piacentino, si guarda il Pavese. Secondo me è una Mondonico
è uno dei posti più belli dell'Oltrepò, va visitato, va visitato. Poi un'altra bella cosa che abbiamo è Villa Marone, la grotta di Lourdes. Ieri ero lì con il vescovo, l'eccellenza Vittorio Viola, gli ho fatto vedere la grotta di Lourdes e mi ha detto che di grotte belle così qui in provincia non ce ne sono, è un vanto per il paese. E io e la mia amministrazione cercheremo il massimo di rilanciare la grotta di Lourdes. Bel messaggio anche di fede, visto che insomma si parla tanto di rispetto delle tradizioni, esatto, anche religiose della nostra bella Italia. Io direi, se sei d'accordo Cesarino, iniziare il nostro tour alla scoperta di San Damiano, esatto. Visiteremo il castello, visiteremo alcune importanti cantine, insomma ci sarà tanto, tanto da visitare. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Era il 1860 quando l'azienda agricola di Riccardi Giuseppe venne fondata, quindi era l'Unità d'Italia. Valerì, una storia lunghissima e per di più certificata. Esatto, una storia lunga e certificata. Nel 2011 siamo riusciti ad ottenere appunto il premio della Camera di Commercio per i 149 anni di attività documentata. Quindi l'azienda è stata fondata circa nel 1860 da Riccardi Giuseppe, al quale poi è succeduto il figlio Riccardi Marco, costituendo l'azienda agricola Riccardi Marco. Come tutte le aziende prima del dopoguerra, vi era la produzione sia di cereali che di vino. Successivamente a Marco succede Giuseppe e insieme ai suoi tre figli Angelo, Marco e Mario fonda l'azienda agricola Riccardi Giuseppe e figli. Successivamente nell'87 muore il figlio Mario e gli succede il mio babbo Marco. Nel 1950 si ha la vendita al dettaglio al consumatore, quindi si abbandona comunque la produzione di cereali e si ha una produzione strettamente vinicola. Un annetto fa è morto il socio del papà Angelo e per volontà testamentaria siamo succeduti io e mio fratello Nicolas, arrivando quindi alla sesta generazione. Quindi giovani al timone dell'azienda, insomma. Esattamente. Ci vuole impegno. Abbastanza. Adesso ci spostiamo in un'altra zona della cantina e andiamo invece a trovare tuo papà Marco, che ci spiegherà i prodotti di punta di questa gloriosa e storica cantina dell'Oltrepò Pavese. Siamo con Marco, che è la penultima generazione di questa gloriosa cantina. Ci troviamo tra le famose vasche di cemento. Sì, ancora tuttora utilizzate. La cantina è fondata sulle vasche di cemento. Le utilizziamo per la vinificazione, ci pigiamo dentro, poi per caduta, come si faceva un tempo, facciamo quella che è chiamata svinatura e poi torchiamo la vinaccia e lasciamo che il vino vada a fine fermentazione sempre nelle vasche di cemento. Ecco, c'è un ritorno a questo tipo di sistema, perché la vasca di cemento è quella che mantiene la temperatura più costante. Dentro le vasche di cemento abbiamo comunque le piastre di raffreddamento per controllare la temperatura di fermentazione e quindi nessun tipo di tecnologia, nessun tipo di sistema particolarmente complicato per fare vino. Ed eccolo l'amico. Ciao. Carlo, come promesso. Ciao Carlo, grazie ancora di aver accettato il mio invito come spalla fondamentale tecnica per conoscere i vini del nostro magnifico Oltrepò. Cosa beviamo qui? Beh, qui abbiamo aperto un moscato che ricorda un po' i miei trascorsi da sommelier iniziali, perché questo fa parte un po' dei miei ricordi anche. Verum, questo moscato di Riccardi, è un moscato che io ho sempre conosciuto e apprezzato, perché era un mangebevi per me, vuol dire, cioè mangiare, senti proprio il profumo mentre bevevi, masticavi l'uva, l'acino proprio. È un classico moscato Oltrepò Pavese che va, secondo me, rivalutato ancora di più. Il colore è bello chiaro, bello citrino, una volta era forse un po' più colorato, ma era più carico ancora di colore. E se tu senti profumi, profumi della salvia, profumi delicatissimi, molto fini, molto delicati e così via. È il classico moscato che noi abbiniamo volentieri con una pasticceria, tutto quanto, specie di torti soffici, di torte lievitate. Sabbioso, una bella torta del paradiso, anche un bel panettone in questo caso, o la Pasqua, in questi casi ci vediamo la festa e così via. E quindi è un moscato che è delicato, proprio sentiamo anche il gusto, provo a sentire. Questo è leggermente avvolge la bocca. Effervescente, pétillant, molto molto morbido, avvolgente.
tu senti in bocca quasi lo zucchero che ti copre quasi il palato di se stesso, però l'effervescenza va a scressarti le bocca, quindi delicatissimo, un vino molto 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 delicato. E noi continuiamo il nostro tour alla scoperta di San Damiano al Colle e delle sue cantine. Vedo dei meravigliosi baci di dama sul bancone, siamo al Bar Roma di San Damiano al Colle, nel cuore del paese, siamo con Silvia che è la titolare, stradellina ma trapiantata qui, perché qui ha trovato la sua attività principale. Mi trovo benissimo, un paese molto, con gente molto cordiale e mi trovo benissimo. Insomma, siete riusciti a rivitalizzare un po' il paese, siete diventati un po' il fulcro dell'attività per anziani, per pensionati, ma anche per giovani qui. Sì, sì, perché è l'unico bar che c'è, dunque questo è il ritrovo di tutta la gente. Fate karaoke, ho visto. Sì. Quindi si canta. Karaoke, poi abbiamo, vabbè, le partite, come ieri sera che c'è stato un po' con la Juve, è normale. Certo. Perché qui la maggior parte del paese sono quasi tutti juventini. Purtroppo è peccato da milanista, però vabbè, va dato atto di questa importante vittoria. E poi vedo tanti pensionati che si ritrovano qui magari a chiacchierare, a leggere il giornale, a giocare a carte. Sì, cioè, al pomeriggio, soprattutto dopo pranzo, vengono e giocano a carte. Passano il tempo. Io te ne rubo uno e scappo. Qui alla frazione Villa Amarone vi vogliamo raccontare una bella storia di fede, quella legata a questa magnifica grotta dedicata alla Madonna di Lourdes e dedicata soprattutto ad un miracolo. Abbiamo con noi Felice e Carla, che sono i due volontari più attivi a tenere in ordine questo luogo di fede e sacro. Felice, era il 1932. In quel lontano anno cosa è successo? È successo che una cittadina di questo paese è andata lì perché stava male, stava morendo, andando lì, entrando nella vasca che c'è là dell'acqua, è stata da fuori che poi stava bene, cioè è passato tutto. È guarita. Venendo a casa, la popolazione riconoscente, a tutta la popolazione, ha deciso di dedicare la Madonna a questa grotta qui, tenendo presente che il 32 qui è stato fatto tutto a mano e tutto il paese ha partecipato. Da allora è un punto di riferimento del paese e non solo, perché l'11 di febbraio si festeggia il giorno della Madonna di Lourdes. La sera prima si fa la processione con i framboile e dopo viene tutto. Questa qui è sempre stata tenuta bene dalla popolazione, tutti partecipano, quando si ha bisogno vengono tutti in questo sistema ed è veramente un segno di fede di quel tempo, con quei mezzi che hanno fatto, e poi è un simbolo per noi, vedere come i nostri vecchi erano attaccati a queste tradizioni. Adesso il vescovo, l'ultima volta che è stato qui, ha elogiato questa grotta dicendo che è veramente bella, e elogiando tutti quelli che partecipano alla manutenzione. Insomma, un bel segnale di fede dato un po' a tutto il territorio, a San Damiano al Colle, e non solo, è rappresentato proprio da questa grotta. Continuate, diciamo, a mantenerla come state facendo, perché merita veramente. Siamo addirittura sotto ad una chiesa, che è la chiesa di San Bartolomeo, insomma, che è la chiesa di San Carlo, San Carlo Borromeo. Ecco, che è dedicata appunto a questo grande altro santo vicino al nostro territorio. Infatti, va bene. Vi raccontiamo, amici di Itinerario, un'altra bella storia vitivinicola di questo territorio, un'azienda storica, addirittura risale al 1872, ma probabilmente è nata ancor prima. Con noi abbiamo Alessio Brandolini, un giovane, un imprenditore agricolo giovane. Questo ci fa molto piacere, raccontare questa storia, proprio perché tu rappresenti un po' il nuovo, il futuro di questo oltre Po Pavese. Alessio, ho detto bene che questa azienda risale addirittura al 1800, agli anni 800? Sì, allora, ho trovato un contratto di compravendita proprio del 1872 della mia vigna un po' più storica, che si chiama Il Beneficio, che adesso faccio quel vino là.
Beh, la mia famiglia ha sempre fatto questo di tradizione, anche prima probabilmente. E dopo arrivato in azienda io, mi sono laureato in enologia, ho fatto un po' di esperienze in giro in Italia e in tutto il mondo, e tutta Europa, e dopo mi sono formato in azienda. Nelle mie esperienze mi ha sempre colpito il pino nero. E ovviamente, essendo, avendolo già in azienda tanto, ho continuato a investire in quello e ormai il 65% della mia azienda è a pino nero. Ecco, due parole anche sulla dimensione della tua azienda, sì. Quantità okay. Di vino prodotto. La mia azienda siamo sui 10 ettari di vigneto, come dicevo prima 6 ettari e mezzo sono a pino nero, e io bassissime produzioni per ettaro perché punto tutto sulla qualità, siamo dai 70 del pino nero rosso ai 90 quintali per ettaro. Secondo me l'oltrepò deve puntare tutto sulla qualità, perché siamo in una zona di collina, non si arriva mai a produrre oltre i 100-120 quintali, anche volerlo, quindi non si può, bisogna fare una politica qualitativa, non di prezzo o di cisterna. Condivido in pieno. Tu sei uno di quei giovani, come dicevo prima, che si tira sulle maniche, come si suol dire, lavora in vigna, lavora in cantina, lavora in foresteria, esci anche sul territorio, giri l'Italia, noi ti seguiamo spesso certo. Su Facebook a presentare i tuoi prodotti. Quanto è importante far conoscere questo territorio, soprattutto il vino dell'Oltrepò Pavese, anche al di fuori dei confini geografici? È importantissimo, infatti grazie anche a te, Pavia, che dedica sempre tanto spazio ai vini dell'Oltrepò. È un territorio bellissimo, come potete vedere, come pochi ci sono in Italia, forse io lo paragono sempre alle Langhe, il problema è che forse noi abbiamo troppo e avendo tanto di territorio, di prodotti e gastronomia non riusciamo a valorizzarlo, un po' la nostra storia non ci aiuta ad andare d'accordo, però secondo me se l'Oltrepò si punta sulle qualità, sull'enogastronomia e sull'enoturismo può fare il salto di qualità, ecco. Il tuo top di gamma qual è di vino? Io cerco di fare tutti buoni, come dicevo prima il pino nero sia metodo classico che da rosso sono quelli che più preferisco, ecco. So che adesso ce lo farà assaggiare perché ci raggiunge qui in foresteria anche il mitico Carlo Aguzzi. Mitico. Allora Carlo, assaggiamolo questo Padosé, giusto? Padosé, esattamente, pino nero al 100%, pressatura molto soffice, adesso penso che sia sui 30-38, quindi molto 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 bassa. La cosa che ti viene subito è il perlage, tu guarda il perlage, è stupendo, è bellissimo, fine, persistente, e una cosa che mi hanno insegnato è che non si guarda tanto così, ma anche da così. Dall'alto. Tu guarda dal basso, dall'alto, in modo che vedi le bollicine che salgono. Quindi è un modo nuovo anche per degustare i prodotti di sfumati, metodo classico, e questo ti dà l'idea proprio anche della sua bella finezza, del suo controllo. Al naso? Il colore è bellissimo, il naso è classico, dalla crosta di pane, lieviti e così via, ma anche un po' di salvia e tutto quanto, cioè proprio i classici proprio che ti identificano che è proprio il pino nero 100%, e al gusto, adesso assaggeremo. Sicuramente. Finezza pura, dico bene? Finezza pura, secco, asciutto, armonico, senti la salivazione lungo la parte della lingua, la parte laterale, quindi buona acidità, vino che è spumante, che può durare tantissimo, ovviamente a casa mia non durano, questi spumanti qui non durano, perché una volta preso non si beve subito, perché ovviamente sono qualcosa di eccezionale. Ben venga questo pino nero a livello internazionale e che fa conoscere Oltrepò Pavese. Grande Alessio, okay, bravo, grande Alessio, cincina allora, sì. Alla tua azienda. Ora, amici di Itinerari, ci siamo spostati in una classica bottega di paese, nel cuore anche qui di San Damiano al Colle. Siamo con Rina, che è la titolare di questa bottega, di questo esercizio commerciale, pensate, da ben 30 anni. Rina, raccontaci qualcosa di questa tua carriera all'interno di questo negozio. Io ho fatto questo lavoro qui perché mi è sempre piaciuto e spero di continuare a farlo ancora. Comunque il negozio è ben fornito per soddisfare la mia clientela e altro, e poi ci sono i prodotti confezionati, affettati misti, formaggi stagionati e freschi. Poi abbiamo frutta e verdura e surgelati. C'è di tutto. Un po' di tutto, poco Rina. Ma un po' di tutto. Peccato che in questi ultimi anni qui il lavoro è diminuito. Certo, ecco, com'è cambiato qui il commercio a San Damiano al Colle negli ultimi 20 anni? Ebbene, prima era un lavoro diverso, adesso invece sta calando. Certo, perché ovviamente con l'arrivo dei grandi centri commerciali. E poi la diminuzione anche della popolazione.
perché un po' cioè, vanno in città, un po' per, muoiono e il paesino è piccolo, però mi accontento. Rina, io ti stringo la mano, sono orgoglioso di aver conosciuto una commerciante così longeva. Sono un po' agitata. No, longeva, e soprattutto continui così perché il paese ha davvero bisogno anche di queste realtà commerciali. Grazie. Vi raccontiamo adesso una storia di una cantina che ha guardato al futuro sia sotto il profilo tecnologico ma anche sotto il profilo del mercato e sotto il profilo commerciale. Siamo con Luigi Bagnoli, che è il titolare, oggi uno dei due fratelli della cantina Bagnoli. Avete preso in mano il timone di questa realtà, qui abbiamo la mamma, Luisa, giusto? Capostipite di questa bellissima realtà nel 1983. Esatto, abbiamo preso il testimone dei nostri genitori, da un'azienda quindi già avviata, nel senso che da quattro generazioni, e ci tengo a dirlo perché la tradizione qui ha un ruolo fondamentale, portiamo avanti quindi i terreni della famiglia, abbiamo ovviamente ampliato, abbiamo introdotto poi delle innovazioni, delle modifiche, perché è chiaro, l'evoluzione chiaro, la richiede. La richiede, esatto, è un passo d'obbligo. E, continuando però nella logica, sì, introducendo innovazione, ma continuando nella logica che ci vuole il rispetto, ci vuole il delle rispetto origini. Delle origini, perché anche se siamo in Oltrepò, anche se l'Oltrepò non è considerato nel panorama vinicolo un leader, ma in realtà secondo me lo è, abbiamo proprio delle caratteristiche peculiari, uniche, e se un'azienda lavora bene è in grado di dare un prodotto eccezionale. Questo ne sono fermamente convinto. È una questione di porsi degli obiettivi e perseguirli fino alla fine. Diamo qualche numero della tua azienda. Alle nostre spalle abbiamo questa grandissima cantina, fuori i vigneti, i vostri vigneti che tanto decantavi all'inizio della nostra intervista. Diamo qualche cifra. Beh, noi lavoriamo ad oggi su una superficie vitata di 21 ettari, impiantata fondamentalmente con i vitigni, ripeto, autoctoni, tipici dell'Oltrepò, e cioè vale a dire Barbera e Croatina come vitigni rossi, per quello che riguarda invece i vitigni bianchi, Malvasia, Moscato, Riesling e Pinot Nero, clone per la vinificazione in bianco. Quindi lavoriamo su questa produzione di uve che poi dopo ovviamente veniamo qui a trasformare, creando diciamo una gamma di prodotti un po' più ampio spettro, nel senso che abbiamo tipologie diverse, cioè abbiamo vini fermi, vini leggermente mossi e anche una piccola gamma di spumanti che realizziamo al nostro interno. Qual è il prodotto di punta, il top di gamma, come si suol dire? Beh, il top di gamma, se dovessimo guardare quello che ci impone, perché il termine giusto è questo, il mercato oggi, è lo spumante. Sicuramente lo spumante è un grande traino nel metodo classico o Charmat? Noi per il momento siamo fermi al metodo Charmat, anche se possiamo dire qualcosa, perché il nostro Charmat è per certi aspetti molto particolare. Certo. Ci ha accompagnati anche qui in cantina, la cantina Bagnoli, l'amico sommelier Ice Carlo Aguzzi. Carlo, cosa ci servi? Abbiamo aperto adesso un Riesling. Un Riesling è annato 2017 e lo proviamo in questo senso, che anche perché tipologie diverse, visto che la cantina Bagnoli fa ottimi vini rossi ma anche dei buoni vini bianchi. Io sono un amante del Riesling e quindi ho voluto forzatamente scegliere questa tipologia. Non so se poi l'amico sarà d'accordo, ma comunque questo è uno dei vini che io amo. Amo per l'Oltrepò anche Pavese. Questo è il classico, è un vino fermo, vino bianco da un bellissimo colore paglierino, e se più che altro è accattivante anche al naso. I profumi, senti al naso che profumi meravigliosi che esprime, dai sentori un po' vegetali, così, ai sentori un po' minerali, quasi un po' sfumati, che vanno un po' sui minerali in questo senso. In bocca è sapido, piacevole, rotondo, morbido,
è un vino che si accompagna con tanti piatti, dalla nostra tradizione comunque anche, e io mi immagino che una bella, adesso siamo in questa primavera, una bella frittata con le verdure e tutto quanto, con le verdure dell'orto e tutto quanto, è favoloso, è stupendo. Io non sono innamorato di questo vino qui. Anch'io mi sono innamorato. Luigi, quindi hai fatto colpo su due appassionati. Complimenti ancora e cincina la tua cantina. Ci siamo spostati nella località Villa Marone, qui davanti alla chiesetta di questa frazione incontriamo Chiara, che è la tesoriere della Proloco, perché qui a San Damiano c'è una Proloco super attiva. Sì. A partire dalla festa di luglio, che so che coinvolge l'intero territorio con quintali e quintali di pisarefas. Fatti da noi a mano, due giorni alla settimana, con impegno, voglia e... Sì. Ed è uno dei piatti più nostri, più tipici, che vanno anche di più durante i cinque giorni di luglio. Ecco, cosa rappresenta quella festa? Beh, è sicuramente la più rappresentativa che facciamo durante l'anno. E sono cinque giorni di musica, di vino totalmente locale, quindi solo produttori di San Damiano. E è comunque un momento dove il paese ha tanta gente, comunque rivive un pochettino il paese. Un momento anche che attira, diciamo, turisti. Sì, turisti, un po' da tutta la provincia e non solo. Provincia e non solo, perché anche comunque da Milano, dall'Emilia Romagna, da Piacenza, insomma inizia ad essere una festa abbastanza conosciuta. Quest'anno è il decimo anno, almeno di questa festa del vino, da quando io sono consigliere. Insomma, cerchiamo di crescere ogni anno sempre di più. Altri momenti durante l'anno dove siete protagonisti? Beh, sicuramente la festa di maggio, che è sempre la terza domenica, e è praticamente la festa di San Damiano, del patrono, e da 6 anni a questa parte facciamo anche una gara di tartufi, anche questa abbastanza seguita, perché arrivano tartufai un po' da tutta la provincia, sia di Piacenza che di Pavia, ma anche un po' più lontani, insomma. Cerchiamo di portare qualcosa sempre in più all'interno del paese. Allora Chiara, sicuramente diciamo ai nostri telespettatori di Itinerare di segnarsi queste date, soprattutto per la Fiera del Vino, per la Festa del Vino di luglio. Insomma, io ti auguro buon lavoro a te, ai volontari della Grazie. Proloco e alle donne della Proloco. Alle donne della Proloco, che ci aiutano sempre tantissimo, sia prima che durante la festa, comunque anche al comune, a tutta San Damiano, perché comunque ci sostiene sempre. Bravi! Viva la Proloco! Stiamo camminando nel centro storico di San Damiano al Colle, fra poco raggiungeremo il castello, siamo con Paola Brandolini, vice sindaco del comune, perché esattamente questa via l'avete completamente rifatta, facendo un'area davvero accogliente. Esatto, l'abbiamo rifatta con i fondi dei 6.000 campanili. Abbiamo preso più di 630.000 euro, e su questa cosa vorrei ringraziare la vecchia amministrazione di cui comunque facevo parte, soprattutto il nostro ex vice sindaco, l'ingegnere Riccardi Elena, l'architetto Reguzzi, che ha seguito tutta la progettazione, e il nostro ex tecnico geometra Rebuffi Carlo, che era responsabile dei lavori. Quindi è anche grazie a loro e soprattutto a loro che abbiamo avuto finalmente un bel centro storico che porta al castello. E abbiamo rifatto la scalinata, abbiamo rifatto l'illuminazione, abbiamo rifatto tutto anche al di sotto della pavimentazione, diciamo, quindi tubazioni, completamente nuovo. Abbiamo dato un senso a questa via storica del paese che porta al castello, che è il nostro castello Bianchimina, che però adesso è di privati, che gentilmente ci faranno visitare. Allora Paola, mi accompagni all'entrata, certo, di questa bellissima struttura storica. Volentieri. Andiamo.
Dopo aver percorso la rinnovata via Fugazza, siamo giunti al castello, quello che oggi è considerato il castello di San Damiano al Colle, ma in realtà è una dimora storica appartenuta dei conti, e siamo con Renzo, che è chi abita qui, fortunatamente per lui. Insomma, Renzo, raccontaci un po' della storia di questo palazzo. Sì, è vero, questa era una dimora storica, una residenza estiva di proprietà dei conti Bianchimina. E dopodiché, dopo la guerra, è stata acquistata per metà dal mio bisnonno e per metà da un'altra persona, quindi questa è una metà di quella che una volta era la residenza estiva dei conti Bianchimina. Infatti era nata senza torre, che è stata costruita prima della Grande Guerra. La torre che abbiamo alle nostre spalle. Sì, esatto. Che nasconde una particolarità di questo palazzo, che è un museo agricolo che vorrei tu ci portasse a visitare. Certamente. Andiamo? Andiamo. Siamo saliti sulla sommità della torre. Qui Renzo, custodisci con tanta cura questo piccolo museo dedicato un po' alla tradizione contadina dell'Oltrepò pavese. Sì, abbiamo recuperato gli antichi attrezzi che si usavano una volta in campagna, li abbiamo restaurati e li abbiamo messi qua per fare un piccolo museo. Ad esempio, queste sono le brente che servivano per traslare il vino da una botte all'altra. Questa, come si può facilmente notare, serviva per pigiare l'uva. Certo. Quella è un'antica pompa, già un po' più moderna. E poi c'è l'antica macchina per imbottigliare. E questo per tirare l'acqua del pozzo, un antico pozzo, ecco. Certo. L'antico attrezzo del pozzo. Dalla sommità della torre giù fino in cantina, perché non abbiamo detto che Renzo è anche titolare di una cantina storica del territorio che porta il nome del papà Luigi, che abbiamo conosciuto qui proprio in mezzo a questi muri storici. Renzo, spiegaci qualcosa della tua azienda agricola. Beh, la mia azienda agricola l'ha creata mio nonno, che si chiamava anche lui Renzo, dopodiché l'ha passata a mio padre, e da qualche anno l'azienda è passata a me. E niente, comunque è una piccola azienda, ma cerco comunque di fare poche bottiglie, ma di qualità. Ecco, vitigni coltivati prevalentemente, vitigni classici. Sono, sì, Croatina, Barbera, Riesling, eccetera, insomma i tipici che ci sono qua nella zona. È stato il colore che mi ha entusiasmato subito, un bellissimo colore, un rosso proprio molto brillante, molto acceso, molto vivo, e pensare che stiamo guardando la bottiglia del 2016, quindi vuol dire un'annata buona, ma comunque ha già un paio d'anni, però il colore è molto molto acceso, molto bello. È un bel colore rosso rubino. Al naso sentiamo i profumi tipici proprio della nostra zona. Io per tipico intendo dire i profumi di viola, il profumo della ciliegia, il profumo della marasca, quindi riconosco qui i nostri profumi della croatina, della barbera e tutto quanto. E sempre, io sono interessato anche molto a gustarlo, quindi ecco, senti in bocca la pienezza, è pulito. Un bel vino pulito, limpido, proprio al gusto accattivante, ancora leggermente un po' tannico per i miei gusti, nel senso che è ancora un vino giovane, nonostante. Però vedo che questo qui è un vino che può durare nel tempo, perché anche se è abbastanza caldo, farà un bel 14 gradi sicuramente questo vino qui. 14 e mezzo. 14 e mezzo reggerenza, quindi vedi, siamo già su una buona gradazione alcolica, quindi una buona resa. Buona resa e buona durata nel tempo. Quindi complimenti, perché è un vino piacevolissimo. Un buon prodotto. Molto pulito, molto semplice. Renzo, grazie mille di averci ospitati. Con un cin cin salutiamo. Grazie. Io te, Carlo, continuiamo. Andiamo a scoprire le contine. Grazie. Amici, siamo arrivati al nostro momento enogastronomico della puntata San Damiano al Colle. Siamo alla trattoria Fugazza e siamo con Stefano Fugazza, che è lo chef e titolare di questo ristorante. Io sono goloso, subito. Cosa ci hai preparato? Allora, oggi vi ho preparato un risotto con la pasta di salame sfumato alla bonarda, per poi dopo passare
ai ravioli di brasato e nonché al salame che noi produciamo nelle nostre cantine. Certo, quindi qua siamo a 6 mesi di stagionatura, cosa da non poco, direi. Certo. Quindi un prodotto. Vi invito a ad assaggiarlo. Indubbiamente. Soffermiamoci un attimo su questo risotto. So che per lo chef svelare la ricetta è sempre un problema, però insomma spiegaci un attimo i passaggi principali per realizzare un buon risotto come questo. I passaggi principali sono essenziali, non hanno nulla di così strano, però cioè, la pasta di salame viene strutturata, viene passata, dopo un certo punto sfumata con un buon bonarda, un brodo di carne e portata a cottura. 13 minuti di cottura e poi mantecatura. Carnaroli? Solo. Carnaroli, perfetto. Invece il sugo per questi ravioli, vedo che hanno una pezzatura uno diverso dall'altra, significa che lo fate a mano. Li fate a mano? Solo a mano e solo carne. Abbiamo solamente un quarto di verdura, proprio certo. per alleggerire un attimo la carne, perché sennò diventa troppo pesante. Come... Quali sono i tagli che utilizzate per questo sugo? Qua usiamo il reale in parte e usiamo anche della noce. Perfetto. Alle nostre spalle vado a leggere una frase che mi piace tantissimo. Cucinare è come amare. Quindi per te, Stefano, è davvero così? Diciamo che da qualche anno a questa parte questo è il tuo motto. Il mio motto. Complimenti Stefano, bravissimo. E adesso ovviamente ci sederemo al tavolo della tua trattoria e ovviamente andremo ad assaggiarli. Grazie a voi. Amici di Itinerari, vi raccontiamo adesso una delle realtà storiche dell'Oltrepò Pavese, una cantina di massima eccellenza. I suoi vini sono armonia, sono completezza, sono tutto quello che rappresenta il terroir di questo territorio. Sono con Claudio Bisi, il titolare dell'azienda agricola Bisi, che ci ospita oggi in questo magnifico cavò con le botti. Claudio, ho detto bene, voi rappresentate l'essenza di questo territorio. Ma noi rappresentiamo il territorio, siamo felici e contenti di essere in Oltrepò Pavese. L'azienda nasce qui a San Damiano nel 1926, grazie al nonno. Oggi a condurre siamo io e mio cugino, dopo poco più di 90 anni di storia, siamo la terza generazione. Abbiamo vigneti nel comune di San Damiano, nel comune di Montù e nel comune di Rovescala per un totale di circa 30 ettari di vigna. Vi siete conosciuti per alcune particolarità, alcuni vini che rappresentano davvero una punta di forza di un intero mondo. Sì, noi, io e mio cugino, quando siamo subentrati ai genitori, abbiamo aggiunto alla linea di vini che già esistevano dei cru fatti con uve solo di singola vigna. Cru che sono soprattutto fatte con vitigni a bacca rossa, perché noi siamo in prima fascia di collina, quindi coltiviamo vitigni a bacca rossa. L'eccellenza nella nostra azienda è una Barbera che abbiamo chiamato Roncolongo, proprio in ricordo del nonno che ha fondato l'azienda. Qualche numero della tua azienda, quanti ettari coltivate, qualche numero anche sul numero di bottiglie. L'azienda ha 30 ettari di vigna, noi seguiamo quelli che sono gli indirizzi del biologico, quindi produciamo una media di 80 quintali ettaro e imbottigliamo circa 90.000 bottiglie. È toccato un tema chiave, il biologico. Oggi se ne parla davvero tanto. Voi siete stati uno dei primi su questo territorio a portare avanti questo modo di fare agricoltura, viticoltura. Sì, noi la conduciamo in modo sostenibile le vigne già da anni. E da alcuni anni stiamo cercando di raggiungere la certificazione.
Claudio, insomma, qui davanti ci stai proponendo due prodotti unici di questa cantina. Quali sono? Uno è l'Ultra Padum. È un rifermentato in bottiglia. Abbiamo dovuto chiamarlo con il nome di territorio perché è il vino più tradizionale del nostro territorio. Il rifermentato in bottiglia. Qui da sempre i vini sono stati rifermentati in bottiglia. È un ovaggio tipico nostro, Barbera e Croatina. E abbiamo ripreso a fare questo vino nel 2006, proprio quando abbiamo festeggiato gli 80 anni. Quindi un ritorno un po' al passato con questo vino, alla tradizione vera e propria di questo territorio. Qui invece abbiamo una Barbera, il tuo cavallo di battaglia, il top di gamma. Sì, la Barbera è il vitigno che più amo e che più coltivo con passione, è il nostro top di gamma, è una Barbera, in questo caso è la 2015, è fatta in un nostro cru molto vocato, con esposizione, terreni, microclima adatto per questo vitigno molto esigente. E l'abbiamo raccolta, selezionate le uve, messa nel legno, ha fatto 18 mesi di barrique nuova sui lieviti, come ti ho fatto vedere come prima. Abbiamo visto sui lieviti. Allora Carlo, spiegami un po' nei particolari questo Ultra Padum. Beh, questo qui, per dirlo alla signor Bisi, sarebbe un frizzante per adulti, come dice lui, è vero? È vero. È un vino frizzante, mosso, ovviamente, classico, ho detto prima, l'uvaggio classico Trepò Pavese, Barbera e Croatina. Tu lo vedi su del colore, è un colore che è bellissimo, un colore un violaceo intenso, luminoso però, questo è l'importanza, perché quando ha un colore così vuol dire che è un vino vivo, vivace, proprio bello attento. A profumo, i classici profumi del Trepò, la viola, tutti questi, sentono i soliti profumi dello Trepò, ma che sono proprio identificativi del nostro territorio, quindi è importantissimo in questo caso. E però che più volte è in bocca, al gusto. Tu senti? Senti in bocca la pienezza, è avvolgente, è secco, asciutto, un po' maschio, nel senso della parola, ma è pieno, corposo. Un vino che chiarisce tantissimi piatti della nostra tradizione, invece di piatti invernali e anche un po' più sostenuti. È un vino che si appiglia con certi formaggi, anche questo qui, un vino con il formaggio appiglia molto molto volentieri. È un vino di soddisfazione. Io quindi ringrazio Claudio veramente dell'ospitalità, complimenti per questi capolavori, perché io li devo definire dei capolavori, e continuiamo il nostro giro alla scoperta di San Damiano al Colle. Cin. Tutti pensano che la capitale del tartufo in Italia sia il Piemonte, sono soprattutto le Langhe, la zona di Alba del mitico tartufo bianco d'Alba. Ma dovete sapere, amici di Itinerari, che proprio in provincia di Pavia, grazie al professor Vittadini, Università di Pavia, sono stati classificati tutti i più importanti tartufi, le più importanti varietà. E proprio oggi, qui a San Damiano al Colle, proprio sotto le pendici del paese, con alle mie spalle questo querceto, andiamo a conoscere i tartufai di questo luogo, una tradizione davvero importante qui in Oltrepò. Sì, è vero, nel territorio di San Damiano, comunque in tutto l'Oltrepò, abbiamo la fortuna di avere questo meraviglioso fungo. Ecco, è difficile la raccolta del tartufo? Diciamo che ci vuole un po' di esperienza e abbiamo bisogno del nostro amico a quattro zampe per la ricerca. Ecco, quali sono gli ambienti prediletti dal tartufo in Oltrepò? Allora, in base alla qualità del tartufo, cioè il tartufo che adesso cerchiamo, che è il bianchetto o marzuolo, preferisce querceti o pinete. Adesso oggi andremo in un querceto. Quali sono però le tipologie? Ce ne sono di diverso tipo, ci sono anche quelle diciamo di pianura, perché si trovano anche nella zona di Lungavilla, si trovano in Oltrepò. Ma quali sono le varietà principali del tartufo in provincia di Pavia? Lo scorzone, che va da maggio a agosto, e poi abbiamo il tartufo re, che è il tartufo bianco, che lo troviamo sia in pianura che in collina. Ecco, qual è la loro, diciamo, utilità in cucina di questi due tartufi? E lì va in base allo chef, comunque si può mettere dal gelato
all'antipasto. Quindi è una, sono varietà che si prestano un po' a tutti i piatti. Sì. L'ideale sul risotto? Sul risotto, sulle tagliatelle. Sulle tagliatelle. Francesco, mi sposto, scusa, ti passo davanti, accarezzo questo bellissimo cane, vado da Guido che è un altro mitico tartufaio della zona, hai al guinzaglio questo cane. Francesco ha già citato il binomio uomo-animale, tartufaio-cane. Qual è, diciamo, il cane ideale per andare a Tartufo? Il cane ideale è il Lagotto Romagnolo, che sarebbe stato classificato come l'unica razza al mondo per la ricerca del tartufo. Però tutti i cani imparano, però il Lagotto c'ha una marcia in più. È difficile allenare il cane? Allora, il cane, per addestrare un cane ci vanno 2 anni, dopo 2 anni però si perfeziona dopo 5. Dopo 5 anni si perfeziona. È una cosa semplice, però ci va della costanza, della calma e molta pazienza. Quindi ci vuole molta, molta pazienza. Molta, molta, molta pazienza. Quante ore, diciamo, di allenamento passano? L'allenamento sono 5 minuti al giorno. Ah, non quindi di poco. Più, poco, perché altrimenti dopo si stanca, deve essere un gioco, lo deve prendere più come un gioco, non come un lavoro. Come mai questa passione proprio qui a San Damiano al Colle, tua, di Francesco e di tanti altri? La passione, diciamo, che ce l'ha trasmesso un po' il sindaco. Ah, quindi avete un sindaco tartufaio? Sì, perché è là. Ah, ecco, là in fondo lo vediamo, in fondo. Proprio con uno dei cani. Nei primi, nella metà degli anni 70, è stato il primo a andare e poi pian piano ce l'ha trasmesso lui. Ritorniamo ancora con Francesco. Francesco, però adesso siamo curiosi, dobbiamo capire come si raccoglie, giusto il termine, un tartufo? Si raccoglie, si cava. Si cava. Si cava il tartufo. Il tartufo, come avevo detto prima, abbiamo bisogno del nostro amico a quattro zampe, con un addestramento che viene fatto quando è cucciolo. Il cane percepisce l'odore, la fragranza del tartufo e in quel momento inizia a scavare. E noi saremo lì a dargli una mano a cavarlo, questo tartufo. Cerca? Cerca? Dai! Dai! Oh, va bene, ok. C'è. Cerca, buc, c'è. Vi facciamo conoscere adesso un'altra realtà vitivinicola storica, l'azienda Avanzini. Abbiamo con noi Antonio, che è uno dei fratelli titolari di questa bellissima realtà, nata addirittura nel 1890, quindi più di 100 anni di vita dati all'agricoltura, ma dati al mondo del vino. Certo, la nostra azienda appunto risale, come ha ben detto lei, al 1890, oggi è gestita da 3 fratelli, siamo la 4ª generazione. Io sono Antonio e curo la parte commerciale, poi c'è mio fratello Pierpaolo, che conoscerete dopo, che cura la parte produttiva, e mia sorella invece, che cura Michela, e cura la parte amministrativa. L'azienda fa tutti i prodotti dell'Oltrepò Pavese e si trova a San Damiano al Colle, che è il paese per cui siete venuti a visitare. Certo, lasciamo questa bellissima balconata, ci spostiamo a conoscere invece tuo fratello e ritroveremo anche Carlo Aguzzi, il nostro sommelier, però andremo in cantina. Andiamo. Grazie. Ci siamo spostati in cantina e addirittura qui alla cantina Vanzini ci hanno omaggiato di una bellissima torta con scritto Telepavia. Prima di tutto, grazie. Siamo con Pier, l'altro fratello, abbiamo anche con noi Michela, che è l'altra sorella di questo magnifico gruppo del mondo del vino. Pier, raccontaci qualcosa della vostra produzione. Beh, la nostra produzione svaria in tutta quella che è la linea dell'Oltrepò, quindi dal Pinot Nero alla Bonarda al Sangue di Giuda. E diciamo un pochettino tutti i prodotti vengono un po' rappresentati dalla nostra azienda, in particolar modo diciamo andiamo con gli spumanti, che è il nostro Charmalungo, che anche quest'anno ha ottenuto i suoi riconoscimenti a livello nazionale, e quindi cerchiamo di sviluppare tutto quello che è il prodotto del nostro territorio. A seconda di quelli che sono i prodotti, noi cerchiamo di svilupparli tutti al meglio, con la miglior qualità possibile, grazie anche a loro che ci danno un notevole contributo. Certo. Allora Carlo, assaggiamolo questo Estrada Rai. Assaggiamolo volentieri, visto che è stato anche premiato, ma è sempre premiato. Ogni anno io so che è premiato come prodotto, anche prodotto principe, dottore Popavese, il nostro Pinot Nero,
E il metodo Charmant, che per me è uno dei prodotti migliori che possono esistere, perché è adatto ad aperitivo, da bere così in contemporanea. Poi tieni conto che questo è un extra dry, ma è un metodo Charmant lungo, quindi vuol dire che ha fatto più invecchiamento, non 3-4 mesi, ma 9 mesi di invecchiamento. Quindi è una via di mezzo tra lo champagne, champagne noise e il metodo Charmant. Però molto molto fine elegante, il colore è molto bello, perlage molto fine e sottile, vedi che il perlage è molto sottile, quindi modificato molto bene, pur essendo a lei, molto chiave. Al naso i profumi sono i classici del Pinot Nero, quindi sentiamo i classici profumi del Pinot Nero, ma soprattutto questo prodotto qui è un prodotto che si presta volentieri a tutti gli abbinamenti in questo caso. Qui abbiamo una torta, è un extra dry e va bene anche per le torte, perché non confondiamo che il secco con il... cioè il dolce con il dolce, ma in questo caso un buon prodotto di questo può andare bene anche con queste torte qua. E soprattutto io dico una cosa, un po' orgogliosamente pavese, il nostro metodo Charmant e il nostro prodotto Pinot Nero è la risposta un po' al prosecco. Beviamo Pinot Nero, siamo qua in Oltrepò, nel territorio, e il nostro territorio produce d'otto Pinot Nero. Beviamo Pinot Nero. Allora facciamo un brindisi all'Oltrepò pavese, se siete d'accordo. Allora, viva l'Oltrepò pavese, viva il Pinot Nero, viva i Vanzini. Con questo tramonto, questo bellissimo panorama sui vigneti ancora più bello ed emozionante, ritroviamo Paola Brandolini, che è il vice sindaco di San Damiano al Colle. Ci manca ancora una tappa, però più o meno siamo alla fine di questo, esatto, viaggio alla scoperta del tuo paese. Ho saputo che vi siete trovati bene, avete visitato delle bellissime cantine, io ringrazio i produttori per la loro disponibilità. Voglio ringraziare il nostro Domenico Ferrari, che è il nostro accompagnatore per quanto riguarda gli alunni dell'asilo su Pulmino, e la nostra Emilietta, detta Milli Perazzoli, che è la nostra tipografa per quanto riguarda tutte le nostre manifestazioni che facciamo col comune. Infatti anche oggi aveva fatto un manifesto bellissimo che purtroppo non siamo riusciti a pubblicizzare, ma lo faremo sicuramente tramite voi in un'altra occasione, perché merita veramente, sicuramente, e loro ci danno veramente un aiuto, una pubblicità gratuitamente, e certo, questo è per noi veramente un sostegno non da poco in tempi di difficoltà. Assolutamente, e anche il nostro applauso. Sì, veramente un ringraziamento per quanto riguarda tutta l'amministrazione comunale. Paola, io mi sposto al di là della strada, perché esatto, siamo qui alla frazione Mondonico. Ricordiamo che siamo sull'altra collina, una delle tre colline. Sì, perché San Damiano al Colle è sviluppato su tre colline, come dicevamo all'inizio. Quindi qua siamo a Mondonico, vado a vedere una bellissima chiesa, una delle più antiche del Oltrepò pavese. Esatto, e riprendo quello che diceva il mio sindaco stamattina, che è uno dei posti più belli che ci possono essere qua a San Damiano al Colle. Condivido. Cioè, dobbiamo veramente svilupparlo. Condivido. E ci impegneremo. Ti saluto Paola, grazie, ti bacio. Grazie. E alla prossima. Grazie, allora, grazie mille. Ancora. Grazie. E proprio qui, sul sagrato erboso, troviamo Maurizio, che è un consigliere comunale di San Damiano al Colle, piacere di conoscerti. Dicevamo con il vice sindaco che questa è una delle chiese più antiche dell'Oltrepò pavese. Sì, in effetti questa chiesa risale a prima dell'anno 1000, è la più antica dell'Oltrepò pavese, è dedicata a San Giovanni Battista, e è una chiesa che è la più antica dell'Oltrepò, quindi ha vissuto la sua storia. Purtroppo necessita di moltissime riparazioni, serve sistemare il tetto, sistemare il campanile, gli interni, perché purtroppo hanno subito il corso degli anni, e quindi stiamo cercando di fare una raccolta fondi con un comitato per cercare di ripristinarla e ristrutturarla insieme alla diocesi di Tortona, che ci aiuterà in questa operazione. Purtroppo i soldi ci vogliono, perché la chiesa è molto antica e molto bella, perché è veramente un gioiellino in mezzo all'Oltrepò, tra le colline e la pianura. Vorremmo riportarla ai suoi antichi splendori e speriamo che si riesca, perché purtroppo ci vogliono molti soldi. Sono sicuro di sì, insomma, Maurizio. Confidiamo nell'aiuto dei cittadini, e perché no, lanciamo questo appello dalle nostre telecamere di itinerare. Aiutate San Damiano al Colle e il comitato a sistemare questa bellissima chiesa. Grazie mille.
Chiudiamo il nostro tour alla scoperta di San Damiano al Colle facendovi scoprire una realtà davvero unica in provincia di Pavia, una delle pochissime. Siamo all'Opificio Archetti, opificio perché qui si producono i liquori. Quindi, insomma, una realtà davvero particolare, se ne bevono tanti di liquori, sempre in modo moderato, però comunque sono un fine pasto e come fine pasto noi non potevamo scegliere il tuo opificio perché siamo alla conclusione del nostro tour a San Damiano al Colle. Le chimie degli speziali che fanno tutte quelle botaniche per utilizzare le erbe e le droghe degli amari e delle radici per fare gli amari, per fare i liquori, siamo in pochi in provincia di Pavia. E questo è un'arte che risale ancora dagli egiziani di una volta, quindi questa cosa è una tradizione che si sta perdendo purtroppo oggi e i pochi siamo rimasti in quattro in tutta la provincia. E da qua nasce tutta una serie di arti che sono degli speziali, degli alchimisti che attraverso la gestione di alcune erbe, alcune radici, riescono a estrapolare quello che è i sentori dalle botaniche, i sentori di quelle radici, dei fiori freschi e produrre liquori di qualità artigianali, certo, non commerciali. Volevo capire un aneddoto, se è una bugia o meno. Lo chiedo a te, che sei l'artefice. Me l'hanno raccontata, mi sono documentato e te la riporto. È vero che il grande gruppo Ramazzotti voleva copiarti o meno, voleva comprare questa fatidica ricetta dell'amaro di Pavia? Allora sì, all'epoca, cioè, e parlo degli anni 70, perché ahimè oggi gli opifici di trasformazione sono pochi. E chi fa questo lavoro siamo rimasti davvero in pochissimi. All'epoca invece c'erano tante realtà che facevano tante diversità di amari con le botaniche, comunque le botaniche che noi abbiamo in Italia sono sempre le stesse, parliamo di 20 per l'amaro di Pavia, ma quelle sono, quindi con le miscellanee diverse avevano gusti diversi tutti gli amari, no? E qualcuno in realtà voleva togliere dal commercio quello che era e ce l'ha fatta per altri motivi di altre realtà come i frati della Certosa che avevano un amaro particolare, ricordiamolo, esatto, o come la Chartreuse che comunque aveva un suo perché, volevano togliere dal mercato ciò. Il mio amaro è un amaro che è registrato, la ricetta è registrata e non si può copiare, cioè anche se uno prendesse una bottiglia d'amaro, le differenze di miscellane che vi sono all'interno non le può sapere. Io ho ancora delle ricette scritte col pennino dai nonni, quindi sono cose che sono sacre, esatto, con i tempi di macerazione e le tempistiche e le quantità di botaniche che vanno all'interno nel soluto, quindi sono una cosa... Una bellissima storia, Alessandro. Ora ci spostiamo nel tuo spaccio, nella tua foresteria, perché sono curioso, devo assaggiare il famoso amaro di Pavia. Assolutamente. Mi accompagni? Sì, certo. Le troviamo anche qui alla distilleria Carlo Aguzzi. Abbiamo capito prima da Alessandro, che ha spiegato come nasce questo amaro, l'amaro di Pavia, anche con un aneddoto legato alla sua famiglia. Carlo, qui siamo davanti a un prodotto unico in provincia di Pavia. È unico, sì, è unico. Poi io come sommelier sono più esperto di vino, ovviamente, di amari o quantomeno non sono così esperto. Mi piace però assaggiare gli amari. Sono curioso anche perché poi territorio, quindi bisogna conoscere anche proprio il territorio, anche in queste sfumature. Questo è un amaro di Pavia dove... Ecco, al naso il classico profumo degli amari, quindi senti che è un sentore dolciastro al naso all'inizio, ma non eccessivamente dolce, non è stucchevole. Quindi così posso vedere che al naso la gradazione non è molto alta, sarà sui 25-30 al massimo. Poi mi chiedo conferma a te, 25 gradi, esatto. Quindi, e i profumi sono molto belli, sono accattivanti, al naso è pulitissimo. Qui riconosco qualche profumo, posso dire un po' di spezie e un po' di erbe officinali. Quindi dalla genzianella si sente, sento rabarbaro,
le spezie, sento la cannella, sento qualche cosa di speziato ancora, di più marcato ancora, tipo qualche cosa, non pepe, qualcosa di particolare, ma ecco, i profumi sono questi qui, rabarbaro, cannella, l'arancia, ecco, sì, l'arancia si sente moltissimo in questo caso. Arancia. Sì. E quindi ecco, e vedi, i profumi sono molto belli. Poi dire quali sono non si può, perché certo, è un'azienda, certo, quindi non voglio prima, neanche insomma, svelare i segreti dell'azienda, perché sarebbe un delitto. E ti volevo assaggiarlo, che sì, è interessante. Buono. È leggermente proprio amaricante, proprio scende molto bene in bocca, è molto amaro, proprio amaro, amaro giusto, però completo, rotondo. È un buon fine pasto, come si includono sempre le belle cene, questo è un bel amaro di fine pasto da festeggiare, spesso sulle nostre tavole, visto che siamo pavesi, raccomandiamolo anche ai nostri pavesi. Lo raccomandiamo, e tu mi hai dato il là, perché proprio qui, dalla distilleria, io vado a servire anche gli altri nostri ospiti. Io chiudo qui questa puntata dedicata a San Damiano al Colle, non potevamo finire se non giusto, con un amaro, giusto, si chiude, oppure con una grappa. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Itinerari, e vi ricordo che la provincia di Pavia è una terra da visitare ma anche da gustare. Alla prossima, ciao, salute. Con